Buongiorno, da Paolo Carboni, responsabile comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia Espansione TV. Seconda domenica di Avvento. Ci troviamo ancora a Cermenate, nel convento del Sacro Cuore dei frati minori francescani. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea e Erode tetrarca, come mai tanta precisione cronologica nei dati storici e politici così dettagliati? Sette nomi di governanti, di politici, di religiosi. Lo scandalo eterno del cristianesimo, di Cristo stesso e della sua Chiesa, sarà sempre quello di essere storico, impastato nelle vicende di ogni uomo e di ogni donna, dentro lo scorrere del tempo. Eccolo Giovanni, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Preparate, raddrizzate, sono verbi di manovre, di smottamenti, di manovalanza. Si prepara ciò che preparato non è, si raddrizza ciò che dritto non è. La storia rotta non si getta, si rattoppa, si rammenda, si sistema anche se necessario. Sempre così, la parola di Dio scende su un uomo che abita la storia, non su chi la scansa. Sempre così, dentro la miseria va cercata la bellezza, non fuori di essa. Dentro l'inferno va raccolto ciò che non è inferno, non fuori di esso. Nella storia Dio non è fuori. Da dentro, in mezzo al fango, c'è sempre qualcuno sul quale Dio decide di poggiarsi per fare un salto. Giovanni Battista, uomo strano, vestito di peli di cammello, che si nutre di cavallette. E proprio qui, sotto Erode, sovrano eccentrico, sotto Pilato, sotto Anna e Caifa, come scrive Luca nel Vangelo di questa domenica, la parola di Dio scese. Presiede l'Eucaristia padre Andrea Ferrari, aiuta la liturgia il diacono frate Simone. Predisponiamoci per la Santa Messa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa seconda domenica di Avvento celebriamo il mistero di Cristo che vuole venire per l'ultima volta in mezzo a noi attraverso il mistero di Giovanni Battista. Allora accendiamo la candela di questa seconda settimana. Giovanni Battista oggi ci invita a raddrizzare le vie dei nostri cuori affinché Dio possa arrivare a noi. Con questa luce, la parola del Battista oggi, illuminiamo il nostro cuore per riscoprire il nostro battesimo. Signore, vieni ed illuminaci con la forza del tuo battesimo, arrendici consapevoli dei benefici che ci hai donato, battezzandoci nel nome tuo con la forza del tuo Spirito. Chiediamo perdono allora perché non vogliamo cambiare vita, vogliamo mantenere questa e non ci apriamo al Signore che viene in mezzo a noi. Signore Gesù, tu colmi le valli della tristezza. Kyrie eleison. Cristo Gesù, tu abbassi le montagne della superbia. Christe eleison. Signore Gesù, tu gridi il grido di tutta l'umanità.
Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, grande nell'amore, che conduci gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, donaci di raddrizzare i sentieri, di appianare la via per accogliere con fede la venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo, tuo Figlio, egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Baruch. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio, si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli, livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva fra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente.
Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti, Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Ricormi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi doni la sua pace. Il Vangelo di oggi ci dà un'indicazione per questo tempo di avvento. Preparate la via del Signore. Questo ci dice oggi il Vangelo, di prepararci per accogliere la venuta del Signore dentro la nostra vita e la nostra storia. E come possiamo preparare la via del Signore? Ci viene indicato dal testo dell'Evangelista Luca. Giovanni Battista, ci viene detto, ha accolto la parola del Signore. Non l'ha accolta il potente del tempo, i politici che vengono narrati nei primi versetti. La parola di Dio non venne sui sacerdoti Anna e Caifa, che allora facevano servizio al Tempio. Ma la descrizione di Luca si decentra dalla
città di Gerusalemme dal luogo del potere politico e religioso e si colloca nel deserto. L'elemento allora che ci viene suggerito è quello dell'accogliere la parola di Dio nella solitudine. Così Giovanni Battista è colui che, decentrandosi dalla città di Gerusalemme, va nel deserto, sospinto dallo Spirito perché accoglie l'avvento del regno di Dio, della parola di Dio, e lì nel deserto sperimenta su di sé, nella propria vita, la venuta della parola di Dio. E ci viene detto nella descrizione, diversamente dall'Evangelista Matteo e Marco, che fanno più attenzione al cibo e al vestito, ci viene detto che Giovanni Battista è descritto nel deserto, quindi in un luogo specifico, e con un libro, quello di Isaia. Il tempo di Avvento, allora, ci ricorda che quanto è importante valorizzare il luogo dove noi ci troviamo, perché lì, nelle nostre case, sul luogo di lavoro, in ogni condizione in cui ci troviamo, la parola di Dio scende su di noi. In modo particolare, Giovanni è nella solitudine, una solitudine che è ricercata, perché faceva parte della stirpe sacerdotale. Non dimentichiamoci che Giovanni Battista è figlio di Zaccaria, sacerdote del Tempio, e come casta anche lui doveva diventare sacerdote. Il compito del sacerdote era quello di essere mediatore per poter manifestare la gloria di Dio. E Giovanni Battista non sceglie questa strada perché, ascoltando la parola di Dio, si decentra, sceglie di stare nella solitudine. E la solitudine oggigiorno può anche avere un'accezione negativa. Giovanni Battista l'ha scelta per incontrare Dio nel deserto. Oggi volte la solitudine ci viene imposta dalle relazioni che abbiamo con i nostri familiari, persone che sono sole. Per questo ci viene detto che il tempo di Avvento è un tempo in cui possiamo essere raggiunti anche là dove sperimentiamo la solitudine. La parola allora scende in questo stato e condizione di vita, ci raggiunge anche là dove pensiamo che Dio non c'è. E quindi la parola raggiunge Giovanni Battista perché viene rappresentato come gli anacoreti del tempo, isolato, con il libro della Bibbia, perché Giovanni si alimenta della parola di Dio. Questo ci viene indicato in questo tempo di Avvento: vivere là dove siamo, nella condizione in cui ci troviamo, lì è possibile accogliere la parola del Signore che ci raggiunge e ci dice che il Signore continuamente viene nella nostra vita, nella nostra esistenza per cambiarla. E qual è allora il contenuto di questa parola, del messaggio che Giovanni Battista ci dice e ci consegna in questa domenica? Che là dove ci viene impedito di poter vedere e quindi di avere uno sguardo nitido per accogliere e limpido per accogliere la venuta del Signore, ci possono essere degli ostacoli, dei monti che ci impediscono di vedere al di là ciò che c'è, ciò che sta arrivando, degli avvallamenti, dei burroni che ci impediscono di vedere ciò che è in superficie.
La nostra esistenza può avere degli alti e dei bassi, dei momenti in cui non riusciamo a vedere bene e delle realtà che ci impediscono di vedere nitidamente con chiarezza. A volte siamo ciechi e se ci viene impedito di vedere quei monti che ci impediscono di vedere al di là o gli avvallamenti, i burroni che ci impediscono di vedere in superficie, allora non possiamo accogliere e vedere la venuta del Signore dentro di noi per prima cosa e poi così negli altri e nel tempo di avvento, in ogni momento della nostra vita. E allora l'indicazione che oggi Giovanni ci dice è che laddove c'è anche uno stato di tristezza, questo stato di tristezza e di depressione viene colmato dalla presenza del Signore. Una parola incoraggiante. E laddove in certi momenti pensiamo di poterci tirare fuori dalle situazioni da soli e non ci riusciamo, lì il Signore ci dice che con il suo aiuto riusciamo a vedere al di là di quegli ostacoli che troviamo lungo il cammino della nostra vita. E allora la parola di oggi ci incoraggia e ci dice che la salvezza di Dio non è una salvezza che viene in modo particolare sul popolo ebraico o sul popolo di Israele. La narrazione e l'incipit del Vangelo di Luca di oggi parte dai pagani, dai potenti, dai pagani del tempo e poi raggiunge Giovanni Battista. È una parola universale. La parola di Dio non trova ostacolo, scende su qualsiasi persona. Per questo ci viene detto che ogni uomo vedrà la salvezza di Dio al termine della lettura del Vangelo. E allora vogliamo chiedere al Signore oggi di poter anche noi sperimentare nella nostra vita la salvezza di Dio, colui che in ogni momento viene, che viene nell'Eucaristia perché la nostra vita sia continuamente rinnovata dalla sua presenza. Sia lodato Gesù Cristo. Nella Bibbia l'intervento divino è sempre inserito in un contesto storico ben preciso. È nella storia, in questa storia quotidiana, che Dio fa sentire la sua voce, mostra la potenza della sua mano, segue e guida i suoi figli. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita
e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Sorelle, fratelli, abbiamo ascoltato da Giovanni Battista parole esigenti ed impegnative. Chiediamo a Dio Padre, fonte di ogni dono perfetto, la grazia di custodirle e, nell'immediazione del Figlio, di concretizzarle nella vita quotidiana. Per la comunità ecclesiale, in questo tempo di avvento, cresca nell'attesa vigilante e operosa. Si impegni a pensare e a giudicare secondo Dio. Sempre e in tutti regni la carità. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per le famiglie cristiane, siano unite nell'amore, pazienti nelle alterne vicende del vivere insieme, forti nelle difficoltà, custodi della speranza. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i sofferenti, gli emigrati, i poveri di pane e di verità, lo Spirito Santo susciti testimoni audaci del Vangelo, capaci di irrigare con opere di misericordia i deserti spirituali ed esistenziali del nostro tempo. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per la nostra assemblea, la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo sia la nostra festa terrena, che ci riveste della grazia del Signore risorto e ci fa pregustare l'eterna festa del cielo. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i nostri fratelli defunti delle famiglie Arena e Lipuma, Marconi e Urso, il Dio della misericordia li introduca nella pienezza della vita terrena. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. In silenzio continuiamo la nostra preghiera e affidiamo in questa giornata del seminario per la diocesi di Como i seminaristi, l'equipe formativa del seminario, tutti i preti, nostro vescovo Oscar. Chiediamo la grazia davvero per tutti di vivere il ministero o di inserirsi nel ministero servendo Cristo, non servendosi di Cristo. E in questa preghiera silenziosa, oltre al dono delle vocazioni per il seminario, chiediamo anche di sostenere i nostri sacerdoti e di portarli alla santità. Il Signore vuole santi, non ha bisogno di seminari troppo pieni. Vuole che diventiamo santi e liberi. E in questo allora anche l'urlo dell'umanità che Giovanni Battista ci ha consegnato si è raccolto dai nostri ministri, da tutte le nostre comunità. O Padre, accetta la nostra umile preghiera. Il tuo Spirito interceda per noi che ci prepariamo con mente vigile, cuore ardente e mani operose alla venuta ultima del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
ricevuto questo pane. Pregate, sorelle e fratelli, perché portando su questo altare il grido dell'umanità, le nostre tristezze, le nostre vie tortuose, chiediamo la grazia di girarci, convertirci a Cristo che viene e così offrire un sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Padre, guarda con benevolenza le preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti. Supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre lo attese, lo portò in grembo con ineffabile amore, Giovanni Battista proclamò la sua venuta, lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, con voce incessante, cantiamo l'inno della tua gloria. Ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto alle donne e agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito figlio come Salvatore,
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria, ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, Egli ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione ed ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a questo unico pane, a questo unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Oscar, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi tuoi figli di ottenere, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e i santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione, del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come ci ha detto Fra Simone, il Signore finisce nel deserto, che però è un luogo di passaggio. Ogni tanto a noi ci piace stare nel deserto della depressione, invece Lui ci chiama fuori. Ora, con la preghiera che ci ha insegnato, camminiamo verso il giardino del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Insieme, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un inchino scambiatevi un segno di pace. Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo morendo, hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, fa che siamo sempre fedeli alla tua legge, mai separati da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione, si unisca a noi con la comunione spirituale. Il corpo di Cristo. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. In tutta la diocesi ricordiamo oggi la giornata del seminario, un luogo importante, formativo dei nostri pastori. Ricordiamoci, oltre che nella preghiera, anche per le nostre possibilità economiche, aiutiamo il nostro seminario. E ricordo che mercoledì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, alle ore 15 in cattedrale a Como, il Vescovo Oscar consacrerà 4 diaconi permanenti. La celebrazione potrà essere seguita in streaming sui canali YouTube della Cattedrale e del settimanale della Diocesi. Thank you.
Preghiamo. O Padre, saziati del cibo spirituale, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Ora vi ricordiamo che sono sempre disponibili i calendari del 2022, che potete trovare in portineria dopo la messa, oppure nei giorni feriali al mattino dalle 9 alle 12, sempre in portineria. Troverete anche dei kiwi, le marmellate confezionate con la frutta del nostro giardino. Mercoledì 8 dicembre celebreremo la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Quindi le sante messe seguiranno l'orario festivo. Martedì 7 alle 18:30 la messa della vigilia. Alle 20:45 di martedì vi proponiamo un momento di preghiera per affidare a Maria ciò che portiamo nel cuore. Martedì ore 20:45 in chiesa. Mercoledì 8 dicembre le messe alle 7:30, alle 10 e alle 17. In occasione della festa dell'Immacolata Concezione viene realizzata presso la portineria del nostro convento l'iniziativa dal titolo Scegli il sacchetto col fiocco giallo o blu. Poi chiederete a quelli della freghiera perché hanno scelto sto nome. Comunque, troverete tante sorprese belle e utili. L'iniziativa del gruppo freghiera per raccogliere ancora dei fondi per la risistemazione dell'impianto audio, che speriamo incominci un po' ad aiutarvi ad ascoltare meglio le celebrazioni. E sapete che è oneroso e quindi ci chiederà più esercizi di raccolta fondi. Poi, in occasione della festa dell'Immacolata, saremo disponibili per le confessioni lunedì e martedì, sia al mattino che al pomeriggio. Questi giorni il campanello non funzionava tanto, anzi non funzionava proprio quello di destra. Se adesso guardate sul campanello dei confessionali, è quello di sinistra quello da suonare, non quell'altro. Per quello ogni tanto bigiavamo al confessionale, almeno io non sentivo. Nei giorni dal 7 al 9 dicembre avremo tra noi Fra Enzo Maggioni, in visita alla fraternità, in visita canonica, quindi ufficiale. È il nostro ministro provinciale del Nord Italia, la provincia dei Frati Minori del Nord. Fra Enzo ci ha chiesto di organizzare una assemblea pubblica aperta a tutti voi che frequentate la nostra fraternità e la nostra chiesa. Allora, vi chiediamo di essere presenti e numerosi a questo incontro, perché è necessario che lo siate, giovedì sera 9 dicembre qui in chiesa alle 21. Ripeto, giovedì sera alle 21 qui in chiesa l'incontro con Fra Enzo Maggioni, ministro provinciale, e non è ordinario, quindi vi chiediamo di esserci. Mercoledì non ci sarà ovviamente la lettura dell'Evangelo secondo Marco, che riprenderà il 15 di dicembre, mentre venerdì sempre l'adorazione con le confessioni al mattino e al pomeriggio. E poi tutti i sabati sera, nei sabati di avvento, vi ricordiamo che alle 20:45 celebriamo l'ufficio vigiliare, ecco, in preparazione alla messa della domenica, per vivere questo tempo di attesa con intensità. Poi, siccome anche ieri è arrivato parecchio riso e parecchia pasta, vi raccomandiamo di guardare il cartello di ingresso e di uscita sulla bacheca della Carità, che indica i generi che nel mese vi chiediamo di aiutarci a raccogliere, perché altrimenti ci portate talmente tante di quella pasta e riso che nemmeno le mense di Como e di Cantù ce la prendono più. Quindi riesorto a non portare pasta e a non portare riso, se ce la fate. Se non ce la fate va bene, no? Poi troveremo il modo. Però davvero ce n'è in abbondanza, anche perché Croce Rossa tutte le settimane ci aiuta tantissimo dalla raccolta dei supermercati. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica.
La parola fu su Giovanni, in 5 semplicissimi termini è racchiuso l'annuncio che sconvolge la storia e dice la verità più autentica e vera. Nella tua storia, in questa stagione della tua vita, scende la parola, Dio ti parla, nel tuo deserto, nella tua famiglia, nei tuoi sogni, nella tua apatia, nei tuoi scoraggiamenti, nelle tue attese, in questa storia vera, umanissima, la parola scende e incontra te. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diventeranno dritte, quelle imperve spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. A tutti do appuntamento per la Santa Messa domenica prossima alle ore 10, sempre da qui, dal convento, dei frati minori di Cermenate. Da Paolo Carboni e dalla squadra esterna, la linea ritorna ai programmi della rete. Buona domenica a tutti.